Jessica, e metti un po' che musica. Eravamo in 120 su quel volo per l'Egitto, tutto quanto a fu burdella, solo non stava zitto. Si metteva un po' paura e volò con l'aeroplano, nella vita aveva fatto solo un viaggio per Caivano. Eravamo in 120 tutti quanti un po' parenti, il pilota disse all'hostess: basta zitta, sti fatiente. Decollammo quel mattino, pista 2 capo di chino, per andarci a fare il bagno in tabarriera corallina. Da capo di china, mia cognata disse: Gino, tuo pano formaggino. Arabette la borsetta e dinna man mumettetta. Io non so che sarà stato, vuoto d'aria o turbolenza. O formaggino mi volò in coppa all'uscita d'emergenza. S'avvicina una lampadina, ci fu il panico totale. Un allarme che squillava e la gente si sentiva male. In cabina il comandante si chiedeva: che è successo? Alla torre di controllo trasmettete l'SOS. Il mare, i cammelli, le palme, le dune. Divertirsi a più non posso sulla riva del Mar Rosso. Si levarono da terra 4 aerei della NATO. O pigliaina per una bomba, formaggina mi schiattata. Circondarono l'aereo, ci tirarono anche un razzo. Il pilota disse: attenti, a bordo ci sta un kamikazzo. La manovra fu precisa, ci costrinsero a atterrare nel deserto di Djibouti, tutti quanti a vomecare. Un marinzo americano sepoltai a zio Gaetano, ma chi si teneva a barba somigliava a un talebano. Il mare, i cammelli, le palme, le dune. Dalla gobba di un cammello facci schizzi a mio fratello. La notizia della bomba della terra fece il giro. Ne parlò la CBS, ne parlò pure Al Jazeera. Sui giornali del mattino si vedeva zio Gaetano con un occhio un po' ammarrato e con un formaggino a mano. Tutto il mondo si chiedeva: chi sarà sto terrorista? Arrivò Canale 5 che gli fece un'intervista. Le parole che lui disse le ricordo di sicuro. L'anno prossimo, vo giura, ma ne va a cavarcatura.